In questo video vedremo come salvare l'intero Drive del nostro account Google. Per l'occasione ho creato un account che ha al suo interno nel Drive soltanto questi elementi, quindi alcune cartelle e dei file. La prima cosa che farò sarà quello di cliccare proprio sul simboletto in alto a destra del nostro account e cliccare successivamente su Gestisci il tuo account Google. Si entra in questa pagina dove, tra le altre cose, vi è l'elemento Dati e Privacy. Clicco proprio su questa sezione. Andando un po' giù a fondo pagina, trovo proprio Scarica o elimina i tuoi dati, per cui clicco su Scarica i tuoi dati per effettuare la copia di backup, in questo caso del nostro Drive, ma come potrete vedere potremo effettuare una copia non solo di quello. Eccoci quindi rimandati ad una pagina Google che si chiama Takeout, che ci consente proprio di esportare i nostri dati. Come potete notare, all'interno di questa sezione ci sono tanti elementi che possiamo salvare, che però possono anche essere deselezionati perché in questo caso non ci interessano. Niente ci impedisce però di effettuare questa procedura che vi sto facendo vedere più volte per salvare per esempio altri elementi come il nostro calendar o i nostri elementi riguardanti Chrome, o ancora i nostri contatti. In questo caso io mi concentro proprio sul Drive. Come vedete qui ci sono tre informazioni. La prima, più formati, ci fa vedere quali sono i formati con cui verranno salvati i nostri file. La seconda, impostazioni avanzate, ci consente di inserire nel salvataggio anche versioni denominate, pubblicate e caricate o informazioni aggiuntive per file e cartelle, per cui seleziono entrambi questi elementi e procedo cliccando su OK. Nell'ultimo elemento, tutti i dati di Drive inclusi, potrei anche decidere di selezionare solo alcune cartelle del nostro Drive o alcuni file, e quindi escludendo questa spunta e poi selezionando le altre, ma il mio suggerimento è quello di lasciare tutto così com'è, quindi includere tutti i file e le cartelle che ho nel mio Drive. Continuo, scendendo ancora a fondo pagina, eliminando tutti gli altri elementi che eventualmente potrei anche salvare. E arriviamo proprio giù dove ho la possibilità di cliccare su passaggio successivo. Lasciamo in via tramite email il link per il download perché è il modo più semplice per scaricare l'intero nostro Drive, per cui esporteremo il nostro archivio. Il tutto sarà presente poi nel nostro computer in formato zip, cioè una cartella zippata che ovviamente andrà aperta. Lasciamo anche questo elemento e clicco su Crea esportazione. Andiamo adesso nel Gmail del nostro account creato per l'occasione. Nel giro di qualche secondo dovrebbe arrivare una mail che ci consentirà di scaricare il nostro Drive, ma il programma ci ricorda che nel caso di Drive che contengono al loro interno tantissime cartelle e file, questo potrebbe richiedere ore se non addirittura dei giorni. In questo caso vedete la mail è arrivata quasi immediatamente, quindi clicco proprio su Google Takeout e poi su Scarica i file.
Dopodiché, questi sono gli elementi che saranno esportati, ecco, vedete, si crea una cartella zippata che io posso anche decidere di salvare non necessariamente sul desktop del mio computer, ma in un'altra destinazione. Io clicco su Salva per aprire poi questa cartella zippata, che in questo caso è stata salvata proprio sul mio desktop. La cartella si chiama Takeout. Come dicevo, con un qualsiasi programma che voi avrete certamente sul vostro PC, dobbiamo estrarre il contenuto. In questo caso io faccio un semplice doppio clic per farvi vedere come al suo interno c'è proprio il nostro archivio Drive. Ancora un doppio clic e vediamo tutte le cartelle e i file che sono al suo interno. Ecco quindi che veramente nel giro di pochi minuti noi possiamo salvare l'intero nostro archivio. E con questo è tutto.